Gli ingredienti che ci occorrono sono riso per risotti 400 g, del brodo vegetale fatto in casa, e lo faccio con carota, sedano, cipolla, pomodoro, in questo caso anche i funghi perché è un risotto ai funghi, uno scalogno, un aglio, olio, funghi champignon e sale e pepe. In una padella mettiamo dell'olio d'oliva, cipolla e aglio, e buttiamo dentro a rosolare il nostro riso. A vostro piacimento potete aggiungere un po' di vino bianco, io lo aggiungo perché mi piace un casino. E fate sfumare. Adesso che il vino si è sfumato per bene, possiamo iniziare a mettere dentro poco alla volta il brodo vegetale. E mescoliamo. Questa operazione la dobbiamo ripetere fino a quando non finiamo tutto il brodo. Il brodo è un litro e mezzo. Lo aggiungiamo poco alla volta fino a quando il riso non è cotto. Un consiglio che vi do quando fate il risotto: non spostatevi dalla padella, perché è veramente un attimo e rischiate di bruciarlo. Come vedete, assorbe tantissima acqua e subito. Quindi se fate il risotto per tutto il tempo della cottura, state qui e non vi muovete. Ecco qui il nostro risotto dopo 8 minuti, ho finito tutto il brodo, vado ad aggiungere un po' di pepe nero e giro. Adesso, se preferite, potete aggiungere una noce di burro, il fuoco mi raccomando è già spento, e mantecare il tutto e aggiungere del parmigiano. A questo punto una bella mescolata, mantechiamo il tutto e lasciamo riposare per almeno 5 minuti, mi raccomando toglietelo direttamente dal fuoco. Ecco qui il nostro risotto pronto, una spolverata di prezzemolo e parmigiano, e buon appetito! Se questa video ricetta ti è piaciuta, pollicino in su e al prossimo video!